ed anche credo per Bjorn Daly, che è in testa alla gara, mentre inquadrato proprio Silvio Fauner. Qui siamo al passaggio, al rilevamento a 15 km e 700 metri. Fauner è il primo a transitare rispetto a tutti i migliori, in quanto è partito col numero di pettorale 42, dopo di lui il francese Ballan. Godios è partito col 49, subito dopo di lui Bjorn Daly, che ovviamente prendendo il via dopo 30 secondi ha sopravanzato Godios. Adesso sarà importante vedere se Godios riesce a rimanere alla ruota di Bjorn Daly, che sicuramente ha degli sci, oltre ad essere più bravo, ma ha degli sci più veloci. Daly di 30 secondi e 15 secondi rispettivamente da Godios e Fauner. Accanto a me in postazione c'è Marco Albarello e c'è anche Bubu Valbusa, quindi mi aiuteranno in questa lunga maratona. Non arrivava dove arrivavano gli altri, perciò penalizzato tantissimo, viaggia un minuto e dieci dal migliore che abbiamo Daly, perciò. Dietro Fauner è sempre, questo era il rilevamento, eccolo qua, è transitato ottavo a 28 secondi da Fauner, quindi ha perso circa, ha recuperato nei confronti di Fauner, sì, quindi a questo punto chissà che le condizioni atmosferiche che stanno mutando sicuramente dagli 0 gradi si è passati a qualche grado sopra lo zero, chissà che gli sci magari di Smirnov non vengano fuori assieme ovviamente alla sua potenza. Però vorrei rilevare soprattutto, mentre sta per transitare Bjorn Daly a rilevamento dopo 15 km e 7, e vedete, ecco, la cosa più importante è che Godios gli è alle spalle, è veramente importante questo, no Marco? Sicuramente, diciamo che è partito 30 secondi, è una gara durissima per Godios, però vediamo che adesso sta riuscendo a stare attaccato a Bjorn. Se dovesse riuscire a stare attaccato a Bjorn, non dico per tutta la gara, perché sennò sarebbe in medaglia certa, ma per un bel po' di gara. E rientriamo in diretta proprio sulle immagini che ci inquadrano un altro atleta azzurro, Giorgio Vanzetti. Invece Giorgio sta correndo da solo, sta correndo veramente solo e contando soltanto sulle proprie forze, perciò partendo dietro, non avendo punti di riservati, con due ragazzi giovanissimi in staffetta che hanno dato una mano grandissima, hanno fatto la differenza l'altro giorno, perciò questo va ben sperare in una continua di questo movimento. Qua Silvio Fauner nella sua azione, come lo vedi? Abbastanza fluido? Lo vedo abbastanza fluido, lo vedo benissimo, perché ha passato praticamente i due svedesi e non so se è riuscito ad andare a prendere il finlandese anche. Sta andando da solo di nuovo Silvio, perciò vuol dire che di porta ne ha, gli sci vanno bene, il materiale è a puntino e tutto fa ben sperare. Godius è attaccato ancora a Daly, cosa vogliamo di più? Abbiamo due ragazzi nei primi tre posti, adesso stiamo aspettando Vanzetta, perché sicuramente anche lui avrà un buon punto di riferimento e sarà sicuramente tra i migliori. Ed ecco Silvio Fauner che transita a rilevamento proprio qui sul traguardo ai 25 km, quindi siamo esattamente a metà gara. Silvio Fauner transita primo, ovviamente 56 secondi il suo vantaggio nei confronti di Hoffler, ma adesso bisogna dando al meglio questa grande possibilità. E va bene Gaudenzio Godios in questa stagione, squadra svedese sicuramente, e l'hanno dimostrato in campo femminile, bellissimo questo quartetto. Adesso vediamo anche quali saranno i distacchi, vediamo Fauner quanto accuserà nei confronti di Daly e di Godios. Eccolo il rilevamento, soltanto ancora pochi secondi, dicevo, questi materiali che hanno fatto la differenza. Intanto è un po' lento questo computer, ecco qua. Dunque Bjorn Daly ha sempre 30 secondi di vantaggio su Godios, 30 che gli ha recuperato di rispetto alla partenza, e Silvio Fauner è a 53, mentre prima riesce a guardare, praticamente ha perso due decimi nei confronti di Daly, quindi i tre ormai viaggiano alla stessa andatura, solo dunque aveva 19 secondi di svantaggio nei confronti di Silvio Fauner. Vediamo Giorgio Vanzetta, adesso è a 1.17, quindi 17.20, ha perso appena un secondo e mantiene il suo ritmo, però ripetiamo. Della nazionale vero e proprio, per questi mondiali avete chiamato altra gente, quelli dei gruppi sportivi militari, mi viene in mente l'ex grande atleta Beppo Ploner. Sì, Beppo Ploner. Jesús Gutiérrez. La squadra spagnola è l'unico spagnolo di livello medio-alto, oltretutto nella squadra spagnola ci sono dei tecnici italiani. Dicevo di Silvano Barco, ancora troviamo Hervé Ballon, che è la medaglia d'argento di due anni fa di Fallon, atleta ottimo solo nella 50 km, ottimo solo in questa tecnica del
passo di pattinaggio, mentre Silvio Fauner si avvicina al passaggio con il miglior tempo ai 35,2 km. Per trovare Smirnov ai 25 km l'avevamo al nono posto. Poi ci sono altri atleti più indietro. I materiali distingue i grandi faticatori, gli atleti che nell'ultima gara davvero gettano il cuore sulla pista, lo vanno a riprendere, lo ributtano davanti alla punta degli sci per 50. Dietro Smirnov, non vedo Gaudenzio. C'è, è in coda questo trenino, potrebbe cominciare a pagare. Allora 37 secondi e 5 il vantaggio su Fauner. Fauner sta recuperando, Gaudenzio tiene botta ancora, quindi Silvio Fauner è in netto recupero, attenzione, è in coda questo trenino in questo momento. Dietro Bjorn Deli c'è Vladimir Smirnov, poi c'è anche Henrik Forsberg, e in coda questo... intanto vediamo ancora dal vivo, non in questa inquadratura, che Gaudenzio Godio tiene botta. E il quartetto Bjorn Deli, Vladimir Smirnov, rispettivamente Norvegia, Kazakistan, e quindi Henrik Forsberg, Svezia, e Gaudenzio Godi. Intanto vediamo Silvio, Silvio che sta arrivando ai 47. Il prossimo passaggio, il riferimento è quello di Juan Jesus Gutierrez, su cui Silvio Fauner aveva praticamente 1,50, e da 1,50 diventa 2,07. Juan Jesus Gutierrez non ha ancora mollato. Il problema potrebbe diventare, soprattutto per Gaudenzio Godi, ma anche per gli altri, l'eventuale crisi dopo il 40° chilometro. Sono tutti assieme intanto, sempre in posizione Gaudenzio Godio, è quello che è stato praticamente più di tutti in posizione, e questo è ancora un buon segno, vuol dire che gli sci sono ancora veloci. Ha perso terreno Giorgio Vanzetta, però è comunque una gara davvero molto più che dignitosa, è al quarto posto, comincia a prendere un certo ritardo. 1,42 questo allora ai 35,2, Deli Norvegia, 32,2 su Gaudenzio Godio Italia, 37,5 su Silvio Fauner che sta recuperando, lo ricordiamo, Italia, quarto posto per Giorgio Vanzetta, 1,42,6, e da dietro potrebbe recuperare, grazie al treno di Deli, soprattutto di Deli, Vladimir Lentatore, intanto Hervé Ballon sta per lasciare la medaglia d'argento che conquistò con una certa sorpresa i mondiali di Falun, che stanno a vinto la marcia longa. Non è Bjorn Deli come dice la grafica, ma il riferimento è per i quattro che stanno arrivando, e tiene duro Gaudenzio Godio. Bjorn Deli, andiamo subito a vedere, il riferimento è con Silvio Fauner e con il suo tempo ai 47, il passaggio che stiamo vedendo e che vedremo in queste immagini. Fauner 1:33:27, ma sono lontani ancora dal passaggio. Senti, abbiamo visto Maurizio De Zolt che Vanzetta comincia a perdere qualche colpo. Sì, comincia a perdere, appunto, come dicevo, adesso il Smirnov è attaccato al Deli. E aspetta questo... un attimo, andiamo subito a rilevare. Ed intanto cominciano a darci il cambio, il trenino comincia a diventare anche convulso. Va per hanno preso anche Turni Mugren, quindi il treno diventa davvero un treno passeggeri. Sono 28,2, Silvio Fauner continua a recuperare, a questo punto è secondo con Gaudenzio Godio, terzo a 32,2, Vladimir Smirnov quarto a 2:01,4, quindi lontano da un ipotetico podio. Torniamo al per tentare di mantenere il quarto posto ai 47, Giorgio Vanzetta ce la fa ancora, però Vladimir Smirnov, che gode di quel traino favoloso, è in recupero su di lui. Biernadelli Norvegia, secondo allo sprint l'argento vincendolo. Certo, questo fa morale, però toglie energie. Nella gara della staffetta gli è grato sicuramente Fulvio Valbusa. Ecco intanto questo passaggio con Maurizio Pozzi ai 47,7 km, ma il riferimento è quello di chi sta dietro, cioè Juan Jesus Gutierrez. Questo si sta comportando come gli avevo detto. Silvio Fauner, quasi finita la fatica, è ancora in piena spinta, è ancora davvero in piena spinta, e aumenta il suo vantaggio su Juan Jesus Gutierrez. Sono praticamente 2:41 e c'è da sperare. Linea Carlo Gobbo. Allora Radio Costa ci dà questa situazione, al comando Silvio Fauner con 8 secondi di vantaggio su Deli, addirittura in terza posizione ci sarebbe Smirnov, e quarto il nostro Gaudenzio Godio, che sta pagando un po' la fatica di questo avvio travolgente. Off è Bjorn Deli, oggi saltato in parte Smirnov, c'è Bjorn Deli, però crediamo a Radio Corsa, in testa per ora. Appena arriva cominciamo a parlare con Maurizio De Zolt. Juan Jesus Gutierrez poco più avanti, un Maurizio Pozzi che ha finito in spinta, vedremo fra qualche momento anche il suo piazzamento. Juan Jesus Gutierrez al primo posto, facile in questo momento, tanta fatica, va giù a pelle di leone.
Maurilio. Ma diciamo che a questo senti, punto che come sul le... treno, buon segno, sì, significa che Deli è sulle ginocchia. Deli in crisi, attenzione, Deli in crisi. Bisogna vedere se Gaudenzio Godio avrà la forza di saltarlo. Aria d'oro, signori. Vladimir Smirnov. A questo punto si può dire che siamo che il Silvio dovrebbe farcela. Vladimir Smirnov a questo passaggio ha staccato tutto il treno. È la classe del grandissimo Smirnov, non avesse sbagliato probabilmente sci, se la sarebbe giocata. Kauner vicino all'arrivo. Grande, in spinta, passi corti ma... Sì, c'è ancora lento energia e si vede che spinge, il Deli ammolato e sicuramente ormai ha vinto. Maurilio De Zolt, perché hai finito la carriera un anno prima di questi mondiali con questa pista che sali scendi avrebbe dovuto favorirti, anche se questa è la pista di riserva, un po' meno dura. È un po' meno dura per me, sarebbe forse stata neanche la mia pista ideale oggi così di riserva, però io sono contento di aver finito, di risultati ne ho avuti a sufficienza e sono contento così, sono contento per Silvio. È primo Silvio Fauner, ha ceduto, è primo Silvio Fauner, ha ceduto anche Gaudenzio Godio, in questo momento Silvio Fauner primo, Björn Deli secondo e adesso aspettiamo magari un Gaudenzio Godio, ecco Silvio Fauner, è lui, corre per loro, forse non lo sa ancora ma forse è già stato avvertito. Il rettilineo finale, un rettilineo tutto d'oro, la prima vittoria in Coppa del Mondo, ma cosa conta una vittoria in Coppa del Mondo di fronte a una vittoria, a un titolo mondiale della 50 km, un tempo di Silvio Fauner si diceva che non avesse energie per fare le corse lunghe, ora ha trovato la classe, lo spunto, la giornata, quel pizzico di fortuna, è l'oro! Silvio Fauner, 2 minuti e 59 su Juan Jesús Gutiérrez, il muso per terra, il fresco della neve. Dovrebbe essere la più bella gara. Senti, oggi è la festa del papà, regali a te stesso e alla tua famiglia una splendida medaglia d'oro e regali a Sappada, a tutti i tuoi amici, questo grande risultato importante per il fondo italiano. Sì, quello sicuramente, però un grosso merito di questa medaglia e questi risultati, penso bisogna dirlo, è anche merito del centro di pista. La crisi, la cozza, il calvario finale di Björn Deli ed anche purtroppo di Gaudenzio Godio. Mentre non abbiamo ancora riferimenti di Giorgio Vanzetta in un commento tecnico, mentre vediamo Björn Deli, è oro a questo punto ufficiale, Björn Deli, tempo già superiore di Silvio Fauner. Silvio Fauner intervistato da Andrea Fusco del giornale radio, medaglia d'oro. Che brividi, Maurilio. Oh, sì, sono dei brividi, mi sembra di essere là io al suo posto e questo sono contento per lui, anche per tutti i tecnici che l'hanno seguito e per il fondo stesso, per l'Italia che ci vede un risultato per continuare ad avere l'assistenza che abbiamo avuto in questi ultimi tempi. Björn Deli ce la fa a mantenere l'argento e allora adesso possiamo anche fare il commento tecnico, cosa può essere cambiato al di là di una grande condizione. Björn Deli trova un po' di brillantezza ancora per questo suo piazzamento d'argento e peccato per Gaudenzio Godio, stiamo ancora sperando, anche se è difficile, francamente eccessivo, che è una cotta davvero per Björn Deli, il suo secondo posto, il terzo di Vladimir Smirnov. Signori, che podio! Silvio Fauner Italia, Björn Deli al secondo posto con un ritardo all'arrivo di 1:12.5, terzo Vladimir Smirnov, Kazakistan a 1:34, lo Gaudenzio Godio finisce all'ottavo posto, dovrebbe farcela e arranca in questo finale, in teoria di solito in questo rettilineo ci si impiega davvero meno che non per arrivare ai 2:00:33 di Balan, ce la fa a mantenere questo ottavo posto, mentre ai 47:07 non è ancora passato Giorgio Vanzetta. Ha un tempo superiore però a quello di Vladimir Smirnov, quindi finirà probabilmente nelle prime posizioni, ma non nelle primissime. Ecco Giorgio Vanzetta, mentre all'arrivo abbiamo visto l'ottavo posto parziale. Si tiene il quarto posto Giorgio Vanzetta, però il finale in crescendo di Vladimir Smirnov. Oltretutto c'è questa sfortuna di Giorgio Vanzetta, potrebbe essere l'ennesimo quarto posto in carriera. Le porte, però bisogna pensare ad avanti e lui ha cambiato tantissimo quest'anno e ha tempo per migliorarsi tantissimo. Adesso godiamoci questa stupenda medaglia d'oro, questo stupendo titolo mondiale di Silvio Fauner. Grazie Marco Albarello, a te Franco Bragagna. Ragazzi da celebrare ce ne sono tanti e Giorgio Vanzetta merita la celebrazione. Un ragazzo straordinario, un ragazzo di 35 anni. Sulla pista c'erano e adesso abbiamo la premiazione. Ed eccola qua, il momento più atteso, cari amici, che suggella questa nostra lunga telecronaca, che veramente ci ha ripagati
della fatica con la quale ci siamo svegliati questa mattina presto.